Bella a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon Go! Bombers, oggi voglio puntare Sierra, voglio andare a trovare questo Ombra Drowsy Shiny. Dai, iniziamo, ce l'abbiamo già qua, eccola qui, Sierruccia, e andiamo con questa squadra, anche perché dobbiamo come al solito tirargli giù i due scudi iniziali, e quindi Melmetal va più che bene, raga. E dopo chiaramente andiamo all'attacco. Allora, iniziamo, vai, frana. Perfetto, che carica veramente straveloce. Andiamo a tirargli giù il primo scudo. Come vi è andato, ragazzi, il Community Day di qualche giorno fa? Ho visto sotto il video del Community Day che ho fatto alcuni vostri commenti. Avete trovato veramente tanti shiny, ma poi abbiamo avuto anche l'opportunità di discuterne in live, perché quel giorno lì, cos'era, sabato, ho effettuato la live. Abbiamo un attimino parlato, grandi allenatori che avete trovato, tanti di voi hanno trovato un 100%, due sciundo certe persone. Ma ragazzi, ma che ciappa avete? Allora, vediamo di andare all'attacco qua. Vai Melmi con Frana, non mi ricordo più se lo tiriamo giù al primo colpo. Vediamo un attimo, no, non riusciamo. Servirà un'altra frana? Io provo ad andare con la veloce, raga, non mi ricordo più. Dai. Ok, tirato giù con la veloce. Abbiamo caricato un bel po'. Secondo è Sharpedo, perfetto, andiamo con l'attacco di tipo elettro. Non dovremmo avere difficoltà, lo sciottiamo. Voilà. Eccolo qui, perfetto, il mezzo squalo è giù. Terzo Shiftry, andiamo ancora con Fulmine, dai. Potevo andare anche con Frana, però ce l'avevo già lì pronto, il dito sopra il fulmine, perfetto. Ammazza, che schifezza. Proviamo una Frana, allora, ragazzi. Ammazza, che schifo il fulmine. Proviamo ad andare con la Frana, vediamo se cambia qualcosina, raga. Decisamente un po' meglio questo attacco di tipo roccia. Ok, non me l'ha tirato giù per pochissimo, molto bene. Ce l'abbiamo fatta, posso anche non caricarlo al massimo, ragazzi. Eccolo lì. Invece no, attenzione, qua me lo sciotta. Qua me lo tira giù. Piccolo fail, andiamo con Dragonite. Non abbiamo problemi. Non mi ricordavo più, ragazzi, che Sierra era così competitiva, ammazza. Abbiamo visto 8, devo arrivare ancora a 50, raga, che ammazza. Non so più quando la terminerò, quando supereremo il livello. A che livello siete voi, bomberoni? Ditemi un po', così almeno so più o meno se andare veloce a superare questo livello o no. Ok, 8 tentativi, shiny check. Primo shiny check di Drowsy Ombra Shiny. Dai! Normale, dannazione. 197 punti lotta questo Drowsy solamente ombra. Bombers, allora, sono riuscito a trovare 3 missioni, eccole qua, 2 già completate, queste qui di potenziare 4 volte un Pokémon, quindi andiamo sotto box Pokémon. Voglio andare, allora, se lo trovo, questo qua, il Machamp da 93% shiny, ragazzi, che vedete i punti lotta sono veramente scarsini, quindi 1, 2, 3, 4, 2400, prima o poi, raga, voglio potenziarlo un po' decentemente, un po' al massimo, diciamo, perché così non si può vedere questo shiny 93%. Quindi completate, iniziamo dalla prima, poi voglio andare a prendermi tutte quelle qua, sperando magari nella missione Buizel. Quindi dai, normale, anche se uscisse lo shiny qui, raga, non è che vado a esultare chissà cosa, perché gli starter tanto hanno già fatto i loro community day, quindi nada, infatti un cesso di niente, un cacchio di niente. Ok, vediamo qua, bacche, questa qua non me ne faccio nulla, giriamo già queste. Ok, andiamo a vedere, tengo semmai quella dello starter intanto, vediamo qua quella di la missione di Buizel, ragazzi, eccola qua, eccola, ok, ma sono veramente pochissime, intanto allora
rimango così, perfetto. Sierra, ragazzi, non l'ho trovata, ho trovato altri, Arlo e Cliff. Io voglio effettuare Sierra, raga, quindi faccio un altro giretto e speriamo che Hippopotas femmina, questo qua dovrebbe essere molto bello. Volevo farvi vedere, ragazzi, che qua sotto Pokémon, ecco qua, ho trovato un Mincino Shiny stamattina con l'aroma attivo, l'avevo attivato, faccio così, proviamo a attivarlo. Mincino Shiny, eccolo qua, l'ennesimo, vi mostro anche la valutazione, uno schifo, però molto bello lui, ma anche se c'era già stata la giornata dedicata. E poi matchup fortunato, lui non so come mai non si vede mai, ragazzi, qua boh. E gli altri poi li avete visti chiaramente, tutti quelli del community day, ma oggi, ragazzi, andiamo a fare un'evoluzione che mi manca ancora nel Pokédex, veramente molto importante all'interno del game. Allora, Bombers, non so quanto si veda e quanto si senta, soprattutto spero che mi sentiate abbastanza bene. E andiamo adesso, voglio mostrarvi, ho fatto questo ride di Shinx, 98% normale purtroppo, però 98% molto buono. Ho effettuato qualche recluta, infatti ho qua due missioncine, eccole qua, ho trovato anche la terza, però le altre due le avevo già completate, quindi ci apriremo le due missioni di Whitzel, sperando nello Shiny, raga. Ma prima voglio effettuare la grande evoluzione. Andiamo sotto Box Pokémon, facciamo Gibol! Eccolo qua, ragazzi, Gibol, prendo, vado a selezionare quello fortunato. Quello fortunato che mi pare quello sopra, però esattamente quell'altro sopra, quindi questo qua fortunato 93%, ragazzi, che viene da Anto, da San Benedetto del Tronto, quando eravamo giù a effettuare il Go Fest, bellissimo, ragazzi. Quindi partiamo, prima evoluzione, Gabite 93% fortunato, purtroppo non shiny, ragazzi, peccato, ci spero ancora in questi ultimi ride di Gibol, sperando che esce, perché sono convintissimo di farli, ragazzi, ma se non escono c'è poco da fare. Eccolo qua, allora facciamo, rinominiamo, eccolo qua, Gabite, intanto con questo sottofondo del fiume, ragazzi, qua dietro, bellissimo, molto rilassante, però spero che si senta, se no tanto vale. Ok, valutazione, eccola qua, ragazzi, 93%. Andiamo a registrare Garchomp, ragazzi. Garchomp che non ce l'ho ancora. Eccolo qua, dai. Andiamo avanti anche con la missione di far evolvere, cos'è, 50 Pokémon totali. Garchomp, raga, Garchomp, guardate che bellezza! Garchomp, veramente una potenza, registrato al Pokédex, voilà! Ok, non si può vedere come al solito i suoi punti lotta, e vediamo com'è. A quanto arriva? Ammazza quanti punti lotta, raga. Potenziarlo così è solamente a livello 40, ragazzi. Invece, poi andando avanti, vedete che si utilizzano le altre caramelle, e quindi sarà a livello 50. Infatti il prossimo video, ragazzi, ho visto che me l'avete chiesto in tantissimi, sarà, diciamo, un tutorial sulle caramelle L, caramelle XL, su come usarle, come trovarle, eccetera, perché me l'avete chiesto in tantissimi. Comunque sia, fatemelo sapere ancora sotto con un commentino se vi interessa quel video, ma molto probabilmente lo farò. Allora, anche qua non andiamo a potenziarlo oggi, Garchomp, lo tengo lì e lo faremo in un prossimo video assieme, ragazzi, il suo potenziamento massimo. E oggi l'abbiamo registrato, che è già tanta roba, tantissima roba che non ce l'avevo ancora. Ride. Gibol, eccolo qua,
Entriamo, entriamo, raga. Grande pannozzito, grande, grande. Siamo dentro? Perfetto, ragazzi, che qua in questi qua di New York non si riesce mai a entrare. Ottimo, ride di Gible. Non ho fatto neanche in tempo ad attaccare, ragazzi, che era già giù. Eravamo dentro in una decina di persone, mi pare. Veramente tantissime, ormai a New York, raga. Una fatica entrare in questi inviti, perché a volte dice sempre che la coda è già piena, quindi non si riesce a entrare. Allora, 18 tentativi, shiny check, Gible! Oh, normale, 7.761, boostato addirittura, tanta roba. In conclusione, raga, allora andiamo ad aprirci le missioni di Buitzel. Speriamo bene, speriamo bene. Iniziamo con la prima, purtroppo ne ho solamente due che le avevo già completate. Mentre la terza faccio, giriamo, non la trovo, non la trovo, non la trovo. Poi l'ho trovata quando avevo già completato le altre, porca di quella miseriaccia. E ne troverò altre dopo, ragazzi, sperando bene. Iniziamo, dai, shiny check. Normale, normale, ti fa tendere, ammazza. Ok, ultima, 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 che ci porti bene, ci porti bene, dai. Shiny check, Buitzel. Normale pure questo, 430. Ho effettuato anche un ride, ragazzi, 98%, vedete lì l'ultimo. E spero che mi invitiate ancora a qualche ride di Gible, ragazzi, prima che va a scomparire. Peccato, ci tengo veramente tantissimo a trovare Gible Shiny, ragazzi, quindi invitatemi, mi raccomando. Bomber con questo sottofondo, possiamo dire anche estivo, perché il fiume ormai, il rumore dell'acqua molto piacevole. Aspettiamo con ansia l'estate. Fatemi sapere, ragazzi, come vi è andato questo evento Sinnos. Spero tanto che abbiate concluso la missione, ma penso di sì. E attendiamo domani con il prossimo evento, la regione di Hoenn. E per oggi, ragazzi, da Gamer Joe è veramente tutto. Mi raccomando, l'iscrizione al canale, e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao, Bombers!